Allora, devo dire che questa combo giallo della felpa e blu dietro è molto 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 bello. Complimenti a me per la scelta di stile. Ma a parte questo, intro. Buon gente, bentornati nel canale. Qua è Dani, oggi siamo qui con una reaction particolare perché stiamo andando a reagire ad una delle tracce del nuovo disco di Envy Killa e Young Snap. Io spero si pronunci così. Ho visto che questi due ragazzotti qua, Young Snap, insomma l'ho già sentito, mi sembra anche nel disco di Madman in MM3, oddio non mi ricordo, però Young Snap l'ho già sentito da qualche parte come producer, se non sbaglio. Però sono stato particolarmente attirato non solo per il featuring con Madman, ok, ma proprio anche dal concept che questi due ragazzi hanno tirato fuori, e sarò ben curioso di andare a sentirmi l'intero album. Questo però lo farò in privato, oggi andremo ad ascoltarci solamente la traccia numero 6, che è Kylie featuring Madman per l'appunto, perché è da tanto tempo che non porto una reaction al buon MM, il mio rapper preferito, quindi direi che ogni occasione è buona. E niente, vi dicevo che sono stato particolarmente colpito da questo concept che hanno tirato fuori, perché la copertina è molto molto bella, con la scritta Hours dell'orologio digitale, praticamente molto figo. E molto bella anche comunque la tracklist, sempre con, cioè, tipo l'una, le due, le tre, le quattro, quindi le canzoni numerate con le ore, appunto sotto forma di orologio digitale. Molto figa sta scelta qua, davvero molto molto bella questa idea di stile. Io non mi perderei troppo in chiacchiere, andrei ad ascoltarmi questa traccia qua. Gli artisti in questione, appunto, a parte Madman e più o meno Young Snap, non li ho mai sentiti, quindi solamente Killa non l'ho mai sentito. Via. Uè, chitarrino. Ma perché sono tutti napoletani, cazzo? Bello. Bello. Oh, ma che dite? Vai. Che incastri. Come Kylie, soldi come modella, mi punta una rivoltella. Che cazzo. Abbraccio a Madman. Ma è fresca sta roba. No, cazzo, avrei lasciato, non so, respirare ancora il beat, perché era proprio figo quella sorta di, io lo chiamo vup vup, ragazzi, perché non so come cazzo definirlo. Molto fresca e molto bella, e minchia se sono curioso di sentirmi l'intero disco adesso, ragazzi. A parte che, mannaggia il demonio, tutti napoletani ormai nella scena. Io sono veneto, ragazzi, non capisco un cazzo, ho problemi, ok? Faccio fatica a comprendere, sono tutti napoletani, cioè, qualche rapper veneto che canti in dialetto veneto? Veneto no, per favore. Nitro, cioè, Dio Cristo, non so, un freestyle in Veneto, in dialetto veneto, per favore, perché che palle. Vabbè, a parte questo, molto bravo Killa, ti chiamerò Killa per semplificare, molto molto bravo Killa. Qualcosina più o meno l'ho capito, qualche barra giù di lì, però insomma tutto sommato molto bravo il ragazzo. L'unico napoletano che riesco ad apprezzare, oltre che Clementino, che vabbè lui canta comunque anche in italiano, l'unico napoletano che apprezzo davvero molto è Nicola siciliano, ovviamente. Non so, in qualche modo Killa mi sembra abbastanza simile a Joliet per un certo punto di vista, forse anche per il timbro, se non avevo sentito male, tranquilli. Però bello, molto interessante, molto bello anche il ritornello di Young Snap, che da quanto ho capito ha fatto la prod e ha fatto anche il ritornello, tipo Andrew the Hitmaker nel disco di Vegas, appunto, nell'EP di Vegas, dove aveva fatto anche lui appunto il ritornello, aveva anche prodotto la traccia. E i producer sono forti a fare i ritornelli, perché vabbè, insomma, più o meno il loro pane, loro con le melodie ci sanno fare non poco. Davvero bello il ritornello dove Kylie si ripete. E poi arrivando a Madman, ragazzi, la strofetta di Madman è sempre un cioccolatino, è sempre davvero una chicca super apprezzata, è pazzesca sta cosa. In 13 barre ha cacciato una strofa davvero niente male. Gli incastri sono molto fighi e il flow di Madman era di un liscio incredibile nella base. E vabbè, sappiamo molto bene Madman in fattore di tecnica
quanto sia forte, non serve ovviamente che ve lo dico io. Che dire, io a questo punto vi consiglio anche di sentirvelo questo disco qua, mi sento di potervelo consigliare a questo punto, perché se questa traccia ha questo livello qui, penso proprio che il disco riservi qualche altra bella chicca. Sicuramente ora andrò anche ad ascoltarmelo. Quindi nulla, big up per Kill, big up per Young Snap e big up per Madman. Madman, insomma, aspettiamo il tuo dischetto il 2021, sappiamo che stai registrando, aspettiamo il tuo dischetto, mannaggia a te. Sono molto contento di aver fatto questa reaction qua, io vi saluto e vi ringrazio, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi soprattutto al canale, perché se arriviamo a 40.000 iscritti entro la fine dell'anno vi porterò la reaction a uno dei miei video segreti. Quindi ecco, io vi invito a farlo e ci vediamo ad un prossimo video. Bella.